È la festa di Scafati, è la festa della Givova promossa in Serie A. Finale di 73 a 60 in gara 5 dopo il 2-2 negli ultimi 40 minuti. Arriva l'assolo della squadra di coach Alessandro Rossi. Un ultimo atto dominato dal gruppo gialloblu, match mai in discussione e il divario finale non rappresenta quanto visto sui 40 minuti. Scafati corre subito verso la Serie A, Cantù resta ferma al palo senza soluzioni. Rodney Clark ed Ed Daniel scendono in campo limitati dagli infortuni. L'esterno americano firma 6 triple, le prime valgono l'allungo per il ritorno in massima serie della Givova. La A mancava da 14 anni, la Campania ritrova il derby nell'elite del basket nazionale, Napoli e Scafati per le grandi sfide nella Serie A della pallacanestro. Valerio, che emozione è? Il giorno più bello della mia vita. Vincere qua a Scafati è qualcosa che rimarrà nella storia per sempre, per sempre, per sempre. È un biennio di lavoro che arriva poi a coronamento di quello che avete fatto anche in Coppa, un percorso costruito tutti insieme. Io avevo promesso che in 3 anni andavamo in Serie A, ci sono riuscito prima. L'emozione ora della Serie A da vivere qui. Adesso spero solo di uscire vivo da qua, veramente. Però penso, spero proprio di sì. Grazie. Diego, 2 promozioni, un percorso clamoroso anche con Scafati. Sì, io ancora non ci credo. Siamo stati un gruppo veramente formidabile, a partire appunto dall'allenatore che secondo me ha tantissimi meriti perché ha proprio messo insieme questo gruppo alla perfezione. Noi abbiamo fatto tanti sacrifici e oggi ci siamo presi quel regalo che ci meritavamo. Complimenti comunque a Cantù perché ha fatto una serie bellissima e niente, che dire, abbiamo vinto. Imbattuti in casa, mai una sconfitta. Beh sì, questo ovviamente è anche merito di questo splendido pubblico perché senza di loro sicuramente avremmo avuto molta difficoltà. Penso che l'abbiamo ripagati bene. Ti sei meritato la Serie A ora? Beh, diciamo che abbiamo vinto, quindi sì. Il sogno però è di giocarci ora. Beh, sicuramente, sicuramente sì. Ma oggi ce la godiamo tutta. È successo. Noi l'abbiamo sempre detto, non succede, ma se succede è un casino. È successo, dobbiamo ancora realizzare, siamo contenti. E soprattutto perché all'inizio dell'anno non ci dava un euro nessuno. Nessuno credeva in noi, ma noi oggi abbiamo vinto e quindi ce lo godiamo tutto e ci si vede in A1. Battuti in casa è simbolo del nostro lavoro. Lavoriamo sempre bene per spaccarci il culo per vincere, quindi forza Scafati! Matteo, che emozione è? Emozione incredibile, davanti a tutto questo pubblico un'emozione incredibile. Un popolo clamoroso, oggi tutto gialloblu palamangano per vivere insieme questa gara 5 strepitosa. Presidente, che gioia, che serata clamorosa. Una grande serata, una grande partita, un grande campionato contro tutto e tutti con l'aiuto degli amici, dello sponsor Giovanni Acanfora, dell'amministrazione, del sindaco. Siamo stati veramente bravi, abbiamo fatto un grande risultato per questa città e questo comprensorio. Il ritorno in Serie A dal 2008, anche il sigaro per festeggiare. È una gioia immensa con tutta la comunità per un gruppo che è nato, costruito, ha lavorato bene, una sua evoluzione davvero clamorosa. Assolutamente sì, un grande allenatore, un grande gruppo. Non avevamo i benefici del pronostico, però siamo stati bravi a smaltire tutto e tutti. E il girone rosso era il più difficile perché hanno vinto le 2 squadre nel nostro girone. L'effetto di tornare dopo 14 anni? Ma voglio dedicare questa vittoria a mia madre e poi... È un grande risultato, godiamoci il risultato e poi lavoriamo. Un successo, lo ripetevamo con il presidente Longobardi, clamoroso per quello che è stato costruito al Palamangano. Sì, una città come Scafati, Givova, un'impresa di Scafati, ha creduto nelle risorse sportive di Nello Longobardi nella lunga esperienza storica e abbiamo già rinnovato il contratto anche per la 1. Sapevamo che c'erano buone speranze di poter fare un ottimo campionato, un riscatto sociale, un riscatto morale
per una città come Scafati a livello nazionale ci voleva, ma non solo per noi, ma anche per la tifoseria, per dare un messaggio che veramente quando c'è squadra e quando c'è famiglia, famiglia nei sensi dei valori morali, si possono ottenere dei grandi risultati. David Cornu, il tassello finale per una squadra che ha davvero dominato la scena in casa, 3-0, 3-2, 3-2 per chiudere poi il tabellone argento. Abbiamo sofferto veramente tantissimo, è stato un campionato veramente di grande impegno, ma di impegno non solo sportivo ma anche di risorse finanziarie. Non è questo il momento, però è il momento di goderci la vittoria e di dire a carattere nazionale, e qui c'è anche il nostro caro sindaco che dimostra la vicinanza al territorio, agli sportivi e alle aziende, perché Givova è un'azienda di Scafati, Givova ha sponsorizzato lo Scafati Basket, sponsorizza tutti gli altri sport perché crede nei valori fondamentali del proprio territorio. Sindaco, primo tifoso di questa squadra, non solo primo cittadino di Scafati. Credo che sia veramente una serata straordinaria per questo grande successo dello sport a Scafati, una grande società, tantissimi tifosi entusiasti, un momento veramente anche di raccoglimento rispetto a un obiettivo che non è solo sportivo, un obiettivo di crescita di una città che ambisce a livelli provinciali, che riesce a costruire attraverso imprenditori coraggiosi che rimangono sul territorio, una grande società, e credo che sia anche un segnale di speranza per i tanti giovani che rimangono in questa città in cerca di occupazione, e anche ovviamente la buona amministrazione deve dare la sua risposta. Faremo 44 assunzioni, 36 a tempo indeterminato, 8 a tempo determinato, affinché ovviamente la nostra città ricresca nei valori dello sport, della legalità, ma soprattutto della solidarietà rispetto anche a chi è indietro, a chi è in difficoltà. È un successo di una grande città che, diciamo, rappresento con l'impegno quotidiano di sindaco, di sportivo, ma soprattutto di cittadino di Scafati. Il Palamangano ritrova la Serie A, dal 2008 mancava, quindi ci sarà tempo e modo per ragionare anche sull'eventuale restyling, quello che occorrerà per la struttura, ma innanzitutto l'obiettivo centrato per una società la più continua nella regione Campania e dal 2000 che orbita tra A2 e Serie A praticamente. Abbiamo avuto sempre una grande tradizione del basket a Scafati, perché abbiamo anche grandi famiglie di imprenditori che hanno investito in questo sport. È chiaro che rispetto a questo da domani mattina sarò al tavolo con i tecnici del comune, ovviamente con la parte amministrativa, per ridare dignità a questo Palamangano affinché possa degnamente affrontare il campionato di A1 con tutti i crismi ovviamente sportivi, di legalità, di agibilità. Gino Guastaferro stravolto dopo gara 5, vittoria, dominio totale in questa gara finale. Assolutamente, ma un dominio che parte da molto lontano, per cui in questi casi non è banale veramente ringraziare tutti quanti, dal primo all'ultimo e chiaramente alle colonne portanti di questa società che sono Nello Longobardi, Alessandro Rossano e Givova. Però abbiamo fatto un'impresa, non abbiamo mai perso in casa, abbiamo aggiustato il tiro fuori casa. E là c'è stata la convinzione che potevamo arrivare alla fine. Il simbolo di questa serie è Rodney Clark su una sola gamba praticamente. Ho ringraziato tutti, chiaramente nei ringraziamenti non si può fare a meno di fare riferimento allo staff sanitario che ha fatto un lavoro eccezionale, quindi Tortora, Acanfora, Renata Canfora, Carmando, Confessore, hanno fatto un lavoro straordinario e i ragazzi ci hanno ripagato. E niente, insomma, siamo felicissimi perché abbiamo riportato Scafati in Serie A dopo tanti anni e vi posso garantire che è stato un grandissimo lavoro veramente di tutti, per cui mi sento di dire che questa soddisfazione, questa vittoria è perché siamo stati una squadra unica, sia in campo che fuori campo. Riccardo Rossato, festa clamorosa questa sera, un successo, vedo che insomma si festeggia alla grande. È stata durissima, arrivare fino a qua è stata una cosa veramente troppo dura. E ci hanno massacrato dopo le due gare perse a Cantù e noi un'altra volta, l'ennesima volta, abbiamo reagito e abbiamo fatto una partita credo pazzesca, sia in difesa che in attacco, non abbiamo sbagliato quasi niente contro una squadra come Cantù che secondo me sulla carta era veramente più forte di tutti. Con l'unione di squadra, col gruppo, con l'allenatore, vice allenatore e tutto lo staff siamo riusciti a creare qualcosa di magico.
Penso che la città di Scafati, insomma, se lo meriti, chi ci ha seguito se lo meriti. È qualcosa di, è un sogno veramente, portare una città del sud in Serie A in questo momento è qualcosa di incredibile veramente. I segni sono evidenti anche sul tuo volto, cosa provi perché con Scafati hai un feeling particolare ormai? Sì, diciamo che abbiamo giocato incerottati, Daniel non doveva giocare questa partita, si è fatto le iniezioni per giocare, Clark non doveva giocare, ha giocato, Cucci tira avanti la carretta senza una caviglia, De Laurentiis con una caviglia storta, insomma veramente chi più ne ha ne metta, e è stato solo l'orgoglio, eravamo tutti acciaccati veramente, ma il coach ci ha trasmesso una carica incredibile, l'ambiente ci ha trasmesso una carica pazzesca e penso sia venuta fuori la partita più bella di tutto l'anno, ecco. Avete cantato spesso con il pubblico, succederà, lo dicevamo anche con il Sicangi, è successo. È successo, poi diciamo questo gruppo è particolarmente scaramantico, quindi eravamo sempre veramente mai nominato alla Serie A, mai niente, sempre muti. Abbiamo lavorato, penso più degli altri, anche per essere arrivati a questo risultato. E chi ci dava per spacciati o chi ha avuto brutte parole per noi adesso deve solo, insomma, stare zitto e ci deve vedere festeggiare, perché ce lo meritiamo noi e i tifosi. Enrico, che emozione è? Partiamo da questo. Per me è... Non lo so, onestamente è come se fosse la prima, perché io la prima volta avevo 7 anni e mezzo, ricordi molto sfogati, poi non ero inserito nell'ambiente, nel senso ero un bambino, mi addormentavo al palazzetto a volte, quindi non so come risponderti onestamente. Ma è la riprova di cos'è lo Scafati Basket, la continuità, ne sa tanto perché dimostra negli anni la seconda generazione Longobardi, il secondo successo, la seconda promozione in Serie A. È vero, devo dire la verità, è indescrivibile perché noi viviamo di questo fondamentalmente, quindi a casa notte e giorno 24 ore su 24 è una costante. Quindi onestamente non so se sono più felice per me, per la città o per mio padre, quindi non, cioè, io penso che se vogliate un'intervista seria mi dobbiate chiamare domani, perché adesso non riesco a connettere troppe cose. Ciao. Quindi niente, questo è bello che la prima l'abbia vinta lui tra virgolette da solo senza di me e la seconda insieme. Non avevamo paura di nulla e di nessuno ed eravamo pronti a giocare anche una gara 5 di finale. È stato forse il destino a volere che vincessimo qui a Scafati davanti al nostro pubblico ed è stato stupendo così. Sono contentissimo per tutti. Abbiamo vinto contro una società fortissima, una squadra fortissima, uno staff fortissimo e credo che da solo lo staff non so quante presenze abbia tra Serie A e nazionale e medaglie olimpiche, credo anche, perché credo che Frates sia tra l'altro anche un medagliato olimpico, quindi cioè, come noi, esatto, cioè se noi riuscissimo a fare la metà di quello che hanno fatto loro saremmo probabilmente già contenti, e quindi in questo senso devo dire che è una gioia enorme che però è da condividere con ogni singolo componente di questa cavalcata, dalla società allo staff, ai giocatori e al pubblico. Queste partite si vincono così, cioè si vincono andando in campo con durezza, con disciplina. Io oggi forse trolti i primi 2 minuti della partita, 1 minuto e mezzo, non mi ricordo una singola conclusione facile vicino al nostro ferro. Abbiamo speso falli duri quando c'era da spendere, abbiamo mandato in lunetta gli avversari pur di non subire un tiro da sotto, e sono queste le cose che poi fanno la differenza in una gara 5, la capacità di spendersi per la squadra. C'è il capitano che ha fatto 3 falli, come al solito il quarto lo ha buttato perché fa così lui, fa i falli, però il capitano ha fatto 3 falli e è stato fuori per tutto un tempo, ha giocato 4 minuti nel primo tempo, ma io ora lo so che lui l'ha fatto, cioè so perfettamente che l'ha fatto per la squadra, ma tutti lo hanno fatto, l'avrebbe fatto lui come l'avrebbe fatto un suo compagno, e questa è la nostra ricetta. Poi chiaramente bisogna far canestro, abbiamo trovato un fantastico Rodney Clark che ci ha sospinto nei momenti dell'andar via, no? del prendere il vantaggio. Però oggi, cioè, la cosa bella di questo gruppo è sempre stata che oggi è la giornata di Rodney Clark offensivamente, e in tutte le altre partite c'è stato un protagonista differente di volta in volta. È la loro vittoria, è la nostra come società. Io ho avuto delle sensazioni estremamente positive subito quando sono arrivato qui, di andare tutti nella stessa direzione, quindi
direi che poi l'abbiamo maturato strada facendo il successo, però è il giusto coronamento. Diciamo che noi dobbiamo, secondo me, dividere la stagione in due momenti, perché c'è il primo momento quando ci siamo ritrovati, abbiamo iniziato a allenarci, abbiamo subito capito che eravamo forti, cioè l'abbiamo sentito che eravamo una squadra forte che poteva competere. Secondo me il secondo momento di svolta, ne parlavo forse con Francesco uno di questi giorni, è stato quando abbiamo perso la prima partita di campionato a Forlì, perché non siamo tornati al lavoro dopo 6 vittorie e una sconfitta, noi avevamo fatto una striscia di 6 per iniziare una sconfitta, non siamo tornati al lavoro con la faccia di chi dice oh, sai, ci può stare dopo 6 vittorie, ci sta di perdere una partita, ma siamo tornati arrabbiati per la sconfitta e quella fame lì che, di cercare di andare oltre l'accontentarsi. Secondo me la grande capacità che abbiamo avuto come gruppo, squadra, staff, giocatori e societario è stata quella di portarci al limite di quelle che potevano essere le nostre ambizioni, e quindi secondo me quel momento lì è un primo momento di svolta dove abbiamo capito di essere forti sì, ma che per vincere bisognava mai non accontentarsi, e se si perdeva una partita in maniera che si poteva perdere, perché a Forlì si poteva perdere, ma l'aver perso non come piaceva a noi ci ha fatto scattare quel qualcosa in più per continuare a lavorare e cercare di migliorare, di andare oltre. Queste cose chiaramente danno a chi ha fame, danno stimoli, è giusto che sia così, no? È lo sport. Rimangono due squadre clamorose, Cantù e Udine, non è che perché uno perde o vince una serie playoff ovviamente i valori adesso si buttano tutti via, però credo che fondamentalmente sia l'ennesima dimostrazione nel campionato di A2 che innanzitutto nulla è scontato, ma poi soprattutto che c'è un equilibrio sostanziale tra i vari gironi e che si è, direi, rispecchiato nei playoff, perché credo che poi in semifinale ci fossero due squadre di ogni girone, quindi anche in semifinale era tutto equilibrato, quindi sicuramente ci hanno dato un po' di fame in più queste cose. Stefano Valenti, LNP, fantastico percorso per il secondo livello nazionale, vincono Verona e Scafati. Sì, devo dire che le finali degli ultimi anni sono state sempre bellissime finali. A me la cosa che mi piace sottolineare di questa stagione è intanto che sappiamo tutti da dove arriviamo, da Palasport vuoti o semivuoti, e lo abbiamo chiuso in Palasport colmi, perché Udine 3500 pieno, Verona le ultime due gare 5200, Scafati stasera abbiamo visto oltre la capienza, e comunque Cantù che in gara 4 aveva stabilito il record stagionale 4100. Quindi vuol dire che il pubblico è tornato, che c'è il piacere di tornare vicino alla pallacanestra, e questa è la notizia che è la più importante per tutti, sia per chi ha vinto il campionato, per chi non l'ha vinto, per tutte le altre. L'altra cosa è che questo è il campionato dei giocatori italiani. L'entusiasmo che c'è attorno alle squadre promosse o finaliste o semifinaliste, io sono sempre convinto che sia legato al fatto di come l'identificazione per il pubblico, per i tifosi, passi attraverso i giocatori italiani. Qui c'era Riccardo Rossato, che è stato protagonista sfortunato questa sera, ma è stato grande protagonista durante la stagione. Ne parlavamo con lui prima dell'inizio della partita, 3 ore prima della partita. E questa è una cosa che lega il pubblico, quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti, abbiamo avuto dei bei playoff, sono arrivate le squadre che volevano vincere, forse la sorpresa è che le due favorite, Udine e Cantù, non sono salite, ma è altrettanto vero che hanno vissuto 9 mesi di grande pallacanestro, di grandi risultati, e chiunque di noi, anche se apparentemente per loro si parla di sconfitte, chiunque di noi vorrebbe vivere 9 mesi come quelli che hanno vinto, che hanno visto Udine e Cantù quest'anno. Poi sono salite Scafati e Verona, entrambe con pieno merito. Chiusura con la Supercoppa di Serie A2, il titolo assegnato anche dello Scudetto. C'è la riforma dei campionati, una Serie A2 che migliorerà ulteriormente. L'idea è questa, poi la risposta è sempre, la dà sempre il campo. Sicuramente c'è un indirizzo di riduzione delle squadre da 28 a 20 che avremo nella stagione 2024-2025. Resterà comunque il secondo campionato più ampio d'Europa.
Io credo che sia un segnale di come servano tante cose per rimettere in carreggiata la pallacanestro, ma è altrettanto vero che l'entusiasmo che, ribadisco, anche piazze che non sono arrivate così in alto quest'anno hanno potuto riassaporare sarà la giusta benzina per questi tre anni che saranno sicuramente complessi come lo sono stati gli altri due per motivi diversi. Però un club quando vede che ritrova attorno a sé il pubblico e l'entusiasmo, allora a quel punto l'importante è che faccia le cose per bene. E io non dimentico mai di ricordare benissimo la squadra, ma le strutture societarie sono poi quelle decisive, che anche in una stagione con budget magari inferiori possono dare ugualmente un risultato, e i gruppi squadra con tanti giocatori italiani spesso fanno la differenza. We'll be right back.